tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video del Saidori in cucina Giro d'Italia. Come avete letto dal titolo, oggi andiamo nel Lazio, rendiamo omaggio, diciamo, a Capitale, quindi a Roma, per un piatto che è praticamente iconico della cucina, ovviamente romana, laziale, ma italiana in genere. E quindi andiamo a vedere come si fa veramente, con tutti i crismi, mi sono informata, la pasta alla carbonara, con gli spaghetti alla carbonara. Allora, piatto apparentemente semplicissimo, e devo dire che è anche semplice realizzarlo, perché non è un piatto complicato, ma ahimè, perché ho deciso di fare questo piatto? Perché è un piatto molto amato da mio fratello e quindi volevamo farlo mentre io mi trovavo appunto a Cagliari in Sardegna e io mi sono messa insomma a guardare la vera ricetta, anche mio fratello ha visto la vera ricetta e ahimè mi sono resa conto, lo sapevo, che facevo un errore fondamentale per insomma spicciarmela alla veloce. Andavo nel banco frigo e prendevo quelle immonde vaschette di pancetta, peraltro dolce appunto perché a me non piace l'affumicato, ma per fare la vera carbonara, ragazzi belli, bisogna, e qua lista degli ingredienti, bisogna comprare il guanciale. Quindi oggi sono andata a comprare il guanciale, questo l'ho preso dall'azienda, una società responsabilità limitata, si chiama Falucioli, 100% prima scelta, è di Ariccia, quindi insomma zona molto famosa, credo per la porchetta, anche la porchetta di Ariccia se non sbaglio, insomma ho preso il guanciale al pepe. Quindi per fare la carbonara ci vuole il guanciale, non la pancetta, prima cosa. Altra cosa, ovviamente, ma che ve lo dico a fare, cioè proprio tutte quelle ricette dove viene aggiunta la panna va de retro satana, assolutamente no, però questo non l'ho mai fatto, la pancetta sì, ma la panna no. Insomma, non siamo americani, con tutto il rispetto per gli americani che faranno cose buonissime, però mettono spesso la panna nella carbonara e non si può sentire. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati sul sito dei più famosi chef italiani per vedere cosa dicessero loro della vera carbonara, cioè come si fa la vera carbonara, e sono emerse alcune cose fondamentali che anch'io sbagliavo. Innanzitutto, no pancetta e guanciale, ma guanciale, e questo l'abbiamo detto. Seconda cosa, io mettevo tutto quanto l'uovo intero, invece diciamo che il 99% dei grandi chef italiani sono concordi nel ritenere che si debba mettere solo soltanto il tuorlo. Qualcuno fa aggiungere un albume per ogni 2-3 uova, diciamo ogni 2-3 uova un albume, anche quindi un uovo intero, ma la maggior parte dice solo e soltanto i tuorli. Quindi io oggi mi atterrò a questa regola, farò 2 tuorli. Perché 2 tuorli? Perché praticamente tutti sono concordi nel dire che vanno messe delle uova, una per persona, il tuorlo, anzi non l'uovo, quindi un tuorlo per persona più uno per la padella. Quindi se sei sola, come nel mio caso, metti 2 uova, se siete in 2 mettine 3, se siete in 3 mettine 4 e così via. Quindi solo tuorlo, mi raccomando. Altra cosa, tutti gli chef sono concordi nel dire che assolutamente non si possono utilizzare altri formati di pasta se non lo spaghettone, quindi non lo spaghettino, non lo spaghetto numero 3, diciamo il classico numero 5 Barilla, dove però preferibilmente loro indicano uno spaghetto insomma di qualità un po' superiore, trafilato al bronzo, bla bla bla. Io ho preso i voiello, eccoli qua, ho preso i voiello trafilati al bronzo, però il classico spaghetto è anche qua. Poi, ultima cosa, le uova vanno sbattute con ovviamente il pecorino romano. Questo è un dato di fatto assolutamente da tenere da conto, non va bene il pecorino sardo, non va bene il pecorino pugliese, non va bene altro pecorino, ci vuole il pecorino romano. Badate bene che quando andate a comprare le buste di pecorino romano, spesso lo trovate misto, quindi mischiato col grana. Devo dire che qualche chef dice che si può mettere anche un pochino, tipo un 70 di pecorino, un 30 di grana o parmigiano.
ma questo no, devo dire nella proprio una piccola percentuale, la stragrande maggioranza dei grandi chef solo pecorino romano, e così ho fatto. Quindi ho preso questo al Carrefour di Terre d'Italia, che è solo e soltanto 100% pecorino romano DOP, e quindi ci siamo. E poi no cipolla, cosa che io facevo, mettevo la cipolla nella pasta alla carbonara, e no olio, no olio. Quindi assolutamente adesso vediamo come si procede senza il no olio, perché no cipolla, no olio, no albumi. Ho detto Silvia, sbagliavi tante cose, quindi romane, ditemi se voi la fate così. Questa è la ricetta che io ho assolutamente trovato come condivisa dai grandi chef. Andiamo a mettere l'acqua per la pasta mentre prepariamo appunto il condimento. Quindi acqua per la pasta. L'abbiamo messa, andiamo a... devo dire che l'ho già aperta, come vedete ho già assaggiato. Io mi sono molto stupita di come sia d'aspetto il guanciale, perché me ne faccio vedere una fettina, è tutta ciccia, cioè il guanciale ha tutta questa parte di ciccia, diciamoci la verità, è proprio ciccettoso. Quindi adesso andrò a tagliarlo a listarelle e poi vedremo come bisogna fare. Guanciale è stato tagliato a listarelle. Adesso padella fredda, questo è tutto quello che dicono tutti gli chef, padella fredda. Quindi padella, ci andiamo a mettere il guanciale, voilà, e lo mettiamo sul fuoco, dove lo facciamo praticamente abbrustolire, sciogliere ben bene. Come avete visto è praticamente tutto lardo. Per questo motivo non ci va l'olio, assolutamente tutti sono concordi su questo. Il grasso si deve formare dallo scioglimento del lardo del guanciale. Quindi andiamo a metterlo sul fuoco e procediamo a farlo sfrigolare. Abbiamo fatto sfrigolare per bene il nostro guanciale, quindi pesiamo la pasta. Io sono propensa per andare sugli 80 grammi, non voglio eccedere più di 80 grammi, e d'ora in poi vedrete che farò delle ricette una volta alla settimana, ma cercherò di essere più contenuta perché devo un po' riprendere i ritmi. Allora andiamo a vedere, questi sono 80 grammi, voilà, 80 grammi precisi. E poi andiamo a separare le uova, i tuorli, scusate, dall'albume, e andiamo a sbatterli col nostro pecorino.
Dimenticavo, dobbiamo aggiungere del pepe, perché si chiama carbonara proprio perché sopra deve avere tutta quella colorazione data appunto dal pepe, ovviamente. Però come facciamo per andare a rendere un po' più cremoso il nostro composto? Tutti i cuochi sono d'accordo nel dire che bisogna aggiungere alle uova sbattute con il pecorino uno o due cucchiai di acqua di cottura della pasta. Quindi noi adesso iniziamo a vedete, formare questa cremina. Quindi si inizia a formare questa cremina, che però va assolutamente lavorata con un po' di acqua di cottura della pasta. Questo è un segreto che appunto io non sapevo. Io utilizzavo gli albumi per rendere più cremosa. No, non si fa, quindi cercherò di attenermi al consiglio. Ok, è tutto pronto, l'acqua bolle, quindi andiamo a salare l'acqua. Il consiglio che danno tutti è di non salare troppo, perché il guanciale risulta già molto saporito, quindi di mettere poco sale, e farò così. Quindi andiamo a calare la pasta, e mentre la pasta cuoce ha un tempo di cottura di 10 minuti, quindi tengo d'occhio appunto l'orologio, noi ci andiamo a leggere i commenti. E poi, prima di scolarla, aggiungiamo 2 cucchiai di acqua alle uova sbattute col pecorino, e poi parte finale, aspettate. Voilà, eccomi pronta come sempre davanti al mio cellulare per andare a prendere i commenti dello scorso Sidor in Cucina, che è quello che ho girato in Sardegna. Ho fatto la frittata appunto a casa dei miei. Ragazze, devo dire che è il Sidor in Cucina che ha avuto più successo. Siamo quasi a 5.000 visualizzazioni, incredibile. Mancano 3 visualizzazioni e siamo a 5.000, quindi se non l'avete visto andate a vederlo, così mi fate superare i 5.000, sono troppo contenta. Intanto abbiamo appena superato i 26.300 iscritti, grazie, grazie, grazie. Volevo salutare come prima persona, sapete che scelgo sempre 2 o 3 commenti, quindi se non hai ancora commentato questo video, commenta subito, perché potresti essere uno dei commenti che leggerò nel prossimo Sidor in Cucina, perché ogni volta mi piace salutare alcuni di voi appunto che hanno commentato leggendo i vostri commenti. Vado a salutare CherryCream84, ciao, non so come ti chiami, magari Carlotta, visto che Cherry potrebbe essere Carlotta, non lo so, comunque ti mando un bacio e riporti la mia frase. Io dico, questo video è un disastro perché c'era l'interferenza di mio fratello, e quindi simpaticamente ho detto questo video è un disastro, e lei dice, questo video è un disastro, ma cosa dici? Questi sono i video che ci piacciono, belli, spontanei e genuini, ti adoro. Grazie mille, sono troppo contenta di sentire queste cose, non ti avevo messo il cuoricino, te lo metto in questo momento. Ti mando un bacio, grazie del tuo commento. Vado a scegliere adesso il secondo commento e quindi a salutare la seconda di voi, o il secondo, magari un ragazzo. La underscore Silvia è la ragazza che saluto per seconda. Ciao Silvietta, bellissimo nome peraltro. Mi mette dei cuori verdi, avevo chiesto di mettere dei cuori verdi se il video era piaciuto, se i disturbatori, cioè mia mamma e mio fratello, vi erano piaciuti. E mi dice cuore verde, ciao Silvia, che bello vederti, bella sorridente in compagnia della tua famiglia. Domo es domo. Dovete sapere che domo in sardo, nella mia zona si dice domu con la u, forse nella sua si dice con la o, non lo so. Comunque casa è casa, vuol dire domo es domo, è praticamente latino. Quindi sì, è vero, casa è casa, metto il cuoricino anche a te, ti ringrazio per aver commentato. Sì, casa è casa per tutti, quindi sono contenta di essere riuscita a tornare, anche se era per delle cose, diciamo, burocratiche piuttosto urgenti e non più rimandabili, legate insomma a questioni familiari. Sapete, è venuto a mancare mio papà, insomma ci sono un po' di cose da sistemare. Vediamo il terzo commento. La ragazza che saluto si chiama Sabrina Perrando e mi dice, ciao, sicuramente da rifare, si riferiva alla frittata, semplice e sembra deliziosa, speriamo che il signor Samsung ti ascolti e ti omaggi il forno, buona permanenza in Sardegna, baci a tutti. Perché in pratica era una frittata che abbiamo fatto col forno che mio fratello ha comprato della Samsung, l'ha preso credo alla Media World o da Troni, non ricordo, forse da Troni, non me lo ricordo, però continua, mio fratello voleva, siccome sa che io lo desidero, continuava a dire robe tipo Samsung,
Samsung, che fa così magari te lo regalano e niente, io continuavo a rimproverarlo e a dirgli che non si smarchetta così, però se Samsung me lo invia io ovviamente sono contenta, ma non era un video sponsorizzato ovviamente, era un forno che ha comprato mio fratello, quindi... Grazie Sabina, forse ho detto Sabrina, ho sbagliato, è Sabina. Ti ringrazio del tuo commento, cuoricino anche a te ragazze, vi ringrazio tutte perché questo video ha avuto grandissimo successo e appunto ha quasi 5.000 commenti. Manca qualcuno di voi che magari non l'ha visto, così arriviamo a oltre 5.000. Ma nel frattempo manca veramente poco, vado a girare la pasta, mancano 5 minuti, ci siamo presi 5 minuti di tempo per i commenti, siamo stati veloci e quindi adesso vado a girare la pasta, prelevare un pochino di acqua di cottura e a emulsionare le uova con l'acqua di cottura. Sono giusti al dente, quindi vado a spegnerli. Vado ad accendere il gas del guanciale in modo che debba essere bello caldo, perché tutti gli chef sono concordi nel dire che l'uovo va aggiunto fuori dalla padella, perché assolutamente neanche un minuto deve stare sul gas la padella. Io lo facevo, la ritiravo via subito, lo mettevo in padella, giravo. Loro invece dicono che va fatto proprio fuori dalla padella, quindi, cioè fuori dal fuoco, quindi seguirò il consiglio, vado a scolare, via, andiamo. Ok. Vedo che il guanciale è bello caldo, quindi vado a versare gli spaghetti, una bella girata, e adesso vado ad aggiungere pecorino e uova. Qua è rimasto tutto il buono, via. Una veloce mescolata, chiudiamo l'acqua, che via così. Devo dire che questo trucchetto dell'acqua di cottura mi sembra davvero notevole, ragazzi, notevole. Devo dirvi la verità. Andiamo ad impiattare, impiattare, impiattare. E voilà. Un vero chef farebbe il rotolino, no? Però questo è Saidori in cucina. Voilà! Il piatto è pronto e quindi non ci resta che l'assaggio. Ah, raga, sto spaghetto è una bomba! Mi ha fatto diventare romana, oh! A romane, ma che è sta roba? Cioè, io so della Sardegna, ma sto spaghetto è una bomba, mi ha fatto diventare romana. Sei così buono che pare un sonetto de Trilussa, oh spaghetto! Tu mi hai provocato e mo io te magno, eh? Che cremina, che bontà! Super buono. Che vi devo dire, questo giro d'Italia sta andando che è una bomba proprio, è una favola, sono molto contenta che un sabato sì e uno no potrò fare una ricetta appunto regionale. Mi raccomando, nei vostri commenti ditemi quale regione dovrò fare la prossima settimana. Per il momento abbiamo fatto la Puglia, la Sardegna la rifaremo perché
ufficialmente ho fatto delle ricette, ma non erano inserite nel Giro d'Italia, quindi potremmo rifare anche la Sardegna, magari per ultima, dai, perché ne ho fatto tante della Sardegna. Dovrò trovare qualcosa di nuovo. E ho fatto appunto oggi il Lazio con la capitale, oh Roma, piatto tipico de Roma. Quindi fatemi sapere cosa posso fare fra 2 settimane, non la prossima ma l'altro sabato ancora. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non fatemi mancare il vostro sostegno, mettete like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Venitemi a trovare anche sugli altri social, quindi su Instagram dove mi trovate come Saidori e su Facebook dove invece ho una pagina che si chiama proprio L'Angolo di Saidori. Venitemi a trovare perché carico contenuti diversi rispetto a quelli che trovate qua sul canale, così non vi annoiate. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, vi mando un bacio e grazie per il vostro supporto. Buon appetito, ciao! Oh, spaghetto, sei una bomba!